c'era detto 8:30 puntuali al bar, però lo sapevamo già. Shalala. Uscendo di testa, che verrai, tieni il tempo. Questa la rifacciamo in Cina Male. Vabbè, Milano arrivati, si vede, classiche case di Milano. 4B casa di Milano. Il prossimo famoso architetto di Milano. Dovremmo girare. Case di Milano. Vabbè, per dire. Come se ci fosse un'architettura tipica di Milano. Nostra, poi prestata da. Comunque, da nostro amico Nicola Piccioni. Quindi. Che salutiamo e ringrazio. Eh certo. Sperando di non essere scambiati per due ladri dai padroni di. No, cioè abbiamo le chiavi, quale ladri hanno i padroni di casa? Ma tipo non c'entra nella fessura, facciamo casino, ci sparano. Abbiamo fatto dietro. Bene a lasciare la macchina qui, perfetto. Queste sono le chiavi di casa in Ascoli, adesso troviamo quelle di Milano. Quale gradino? Classico cortile milanese. Casa per due giorni. Due notti. Il letto di Gioele. Questo qua finito. È stato un lungo viaggio. Poteva andare peggio. Il nostro unico sostentamento è quella piccola finestra. Parte questa. Parti benissimo. Dai, io sembro il cieco di Sorrento. Avevo visto un bar di qua. Ah, dalla parte diversa, okay. Rispetto a dove stavo. Zona nord-est, no, nord-ovest. Nord-est. Direzione, parco. Gondar. Ah, ok, perfetto. Siamo in città giusta, insomma. Allora, io ci sarò quel cappellino nero che vedi. After run, io farei solo l'after. Che run? Ho detto potrebbe servirci food pure. Da locale un altro soprenaldo a tutti, teatro in Burri. Allora ragazzi, lì c'è Linus, però qui c'è Gioele, quindi colleghi, stesso livello, ecco, diciamo. Ma io comunque conto di deludarmi. Vediamo la prossima. Primo step, Linus e Nicola, foto 10. Location 10. Calda 10. Location calda, ma... ecco, essendo calda gli darei un 9 e mezzo. Ho conosciuto una sposa. Esatto, che domani non ti sposerà più dopo aver conosciuto Rossi. Dopo che passerà la serata con noi. È Prassi. A parte mi ficca sbottona tutta la cosa. Andremo a Prassi in teoria. Un po'. Sì, lo spero. Con i bagni dietro. Sì, è quello che sono quello che migliore. Allora fate un urlo per la diva di Steris. Abbiamo dato tanto a Radio Ascoli in questi anni, però ufficiale, amico, hanno preso. Cioè, ci hanno preso, mi sembra eccessivo, un po'. No. Siamo. Ho provato a forzare un po'. Estate proprio. Scatta l'allarme, non so io. Adesso sto soffrendo il freddo. Dico la verità, faccio un po' fatica. Spererei che uscisse un po' di sole. Io sono DJ. Ecco, da Fiumicino ti ha menzionato una sua storia. Addirittura? Quello invece di stare sul palco a fare le cose riposta a Gioia Luca Piccioni. Sono un messaggio famoso anch'io ormai. È vero.
One, two, three, let's go. My lover's got no money, he's got his trouble. Tutti anche lì fondo. Tutti, come se ci fosse un giorno giusto per essere uniti, tutti gli altri giorni per essere furbi. Cupando, tranquilla mamma, sono con lei che sta shakerando, shakerando, oh, shakerando. Passo numero 2. Quattro volte salute in Brasile. Mi hanno scambiato per uno che lavora in questa radio. Probabilmente sì. Ormai 5 euro a foto, proponiti! È perfezionata la tecnica, è andata meglio, peggio sì, questa volta? Cioè, c'era anche il tempo di attesa, quindi un attimo poi, all'inizio sono un attimo spaventato, poi ho preso la mano. È andata, okay. Se vogliono io sono a disposizione, mo, tipo i gladiatori al Colosseo. Vecchi! Love me now and again. Aspetta che piglio il casù, Voi già avete il casù e lui no! Incredibile! Ma che lo tengo proprio nella taschina come i documenti? Ora finisce Summer Camp, facesti surf in pausa caffè. Allora, stiamo recando verso l'arena con Joele in evidente after. Sono un signore, ho cambiato anche la camicia. E adesso andiamo a sentire quasi tutti gli artisti che non ci piacciono. Esatto. Però anche lui che ci saluta senza motivo. Grande, vai. Ma noi non siamo, noi non siamo, siamo certamente più famosi di voi. Ragazzi, atmosfera pazzesca qua fuori, Non fa niente. La vita senza amore non mi farà mai bene perché se mi faccio un riccio già parla. Ma certo! Per amore nei confronti di voi! Esatto! Ma quanti siete, oh!